AM Studio qui a Gomero, stiamo presentando Silvio Formichetti, un artista abruzzese che presenta stasera 16 ori molto di impatto, secondo me, molto importanti, da una fortissima gestualità, da un forte colore. Partiamo un po' dalle sue prime opere, chiamiamole prime, anche se non possono essere così definite, che sono le monocromatiche che abbiamo esposto in sala, e poi passiamo anche a queste qui con queste fortissime pennellate, queste fortissime gesti, proprio segni che vengono riportati sulla tela. Abbiamo due tipologie, se Silvio è d'accordo nella mia esemplificazione, quelle con tela piena e quelle cosiddette con tela vuota. Piena è quando tutto il colore, tutto il suo impeto viene a coprire completamente la tela, altre invece dove lui trova questa macchia all'interno della sua tela. Sono opere che vengono fuori da un'interiorità molto forte, ma di cui ci parlerà sicuramente meglio lui, e dove lui esprime tutto il sentimento che prova in quel particolare mondo. Ma lui è qui e quindi può benissimo spiegare. Vabbè, io non sono il tipo che non dovrei dire nulla, l'artista deve solo dipingere, quindi tu hai già detto abbastanza. La mia è un'espressione intimista, un'espressione, un dialogo personale profondo, che può essere considerato da un punto di vista mistico, da un punto di vista sociale, di certo non politico. C'è da dire che io sono una persona che si coinvolge e si sconvolge nello stesso momento anche per una banalità, e poi questo coinvolgimento interiore, personale, lo manifesto con la mia espressione artistica, con l'opera. C'è da dire che ci sono diverse tipologie, c'è la cromofobia, l'opera bianco e nera, chiamiamola così, con cui ho avuto anche un riconoscimento alla 54esima Biennale di Venezia, con cui ho avuto modo di esporre nella mostra Cromofobie, curata da Silvia Pecoraro, con artisti come Burri, come Fontana, come Emilio Vedova, come Castellani, come Bonalumi. E sono quelle opere dove appunto il collezionismo più prezioso, più attento, ne va alla ricerca, anche perché ce ne sono poche. E poi ci sono queste opere più dinamiche, più frizzanti, che fanno parte di un percorso, di un mio percorso in pratica. Opere più libere, più sentite. C'è il critico d'arte, come lo stesso Vittorio Sgarbi, con cui lavoro, con cui collaboro, che usa una terminologia più adatta, più tecnica, per raccontare l'opera pittorica mia o di qualcun altro. Ho fatto l'esempio di Vittorio Sgarbi perché è una persona un po' più vicina a me, ma per me quel che conta è il fruitore profano che dice: io non ci capisco nulla, però l'opera mi piace. In quel caso vuol dire che l'opera funziona e io sono riuscito a trasmettere qualcosa. Questo è quanto. Grazie a Massimo Vermentieri, grazie ad Antonio. Io mi trovo in una situazione quasi transitorio, cioè sto in trance, sto lì, sto pensando a qualcosa, ma non è che vado in trance, attenzione, non fraintendete. C'è un momento molto profondo, molto personale, intimista, devo stare da solo, anche se delle volte faccio delle performance live davanti a centinaia di persone, però lì è più spettacolo, perché nella performance avviene la body painting, la pittura sul corpo di una modella che si denuda, io devo dipingerla con le stesse cromie del quadro. Ed è molto bello, interessante, però quello spettacolo, però per realizzare un'opera d'arte come queste che vedete esposte in questa bellissima mostra, è veramente molto bella, è una chicca questa mostra, veramente mi fa piacere per la location, per come l'avete strutturata, per l'eleganza che gli avete dato. E queste sono opere di spessore per me, veramente di forte spessore, anche perché poi c'è qualcuno anche storicamente importante. Prima
precedentemente il dripping era insicuro con queste linee, qui adesso è più libero, è più spontaneo, è più aperto rispetto a quest'opera di quasi 10 anni fa. È un'evoluzione, è un'evoluzione, una crescita. Non a caso io ho creato, ecco, c'è la mostra fatta ad Ascoli Piceno, curata da Sgarbi, che è Il silenzio che urla, viene da Evoluzione del silenzio, quindi il silenzio, questo silenzio che c'era nel manifestarmi, man mano è venuto fuori e ha avuto un'evoluzione, ma il silenzio che urlava tindamente. Come produzione è più di una apparita, vero? Non è che appartiene allo stesso concept. No. Anche periodi, ci sono periodi diversi, sono anche momenti diversi. Produzione, io faccio questo lavoro proprio di professione, quindi non è che un obbligo, io ho 4 figli, vivo di questo lavoro, figli anche grandi, quindi faccio mostre un po' in tutto il mondo, soprattutto in Europa, e quindi la produzione è alta, ma uno dice, ma poi non è che ti svaluti, no, perché il mercante, se non c'è la produzione, non può promuoverti, se non è il materiale, non può lavorare. Dall'alto della tua esperienza, il fruitore, il potenziale acquirente acquista la firma o l'opera? Dipende. Il fruitore va alla ricerca della firma, poi se è attento agli cicli va alla ricerca di un determinato ciclo. Io credo che è un misto. Sì. Il fruitore si firma prima di tutto, sì, forse viene alla mostra, richiamato anche dal nome, dalla curiosità sul nome dell'artista, ma soprattutto dalla produzione. Se si vede un'opera di Formichetti, può piacere o non può piacere di più uno, può piacere di più un'altra, può piacere più una cromofobia. Stasera ho rilevato, per esempio, dai tanti partecipanti, che la cromofobia, che è un percorso precedente, piace ancora oggi, ancorché siano passati 10 anni dalla sua prima prima manifestazione. 2008 è stata la prima manifestazione pubblica ufficiale. Quindi il fruitore guarda l'opera, le vede, se c'è un richiamo dell'opera che chiama il fruitore, dopodiché può anche chiedere ma chi l'ha fatto? E quindi l'artista si emerge sull'opera. La gestualità, parliamo un attimino di tecnica, no? Quanto c'è di spatola e quanto c'è di pennello nelle tue opere? Parto sempre con il pennello, la base è del pennello, dopodiché c'è l'intervento, la maggior parte dell'intervento è a spatola su questo tipo di lavoro, su uno che è lì dietro, in pratica quello storico è quasi tutto pennello, però ecco, perché la spatola è più dinamica, è più libera, è più pulita, perché sovrapporre un colore con un altro colore bisogna saperlo fare, perché altrimenti si mescola tutto e diventa un pasticcio. Quindi con la spatola è possibile, con il pennello invece bisogna attendere che si asciughi, che cioè ci sono una serie di chiamiamoli segreti, però fondamentalmente un effetto la spatola, se mi permetto proprio di dire qualche fesseria, che non sono proprio capace di tenere neanche il pennello, ma la spatola ti permette anche di dare dei movimenti diversi, no? Sia quando sono mescolati i colori e quindi dare un verso, oppure di lasciare da sotto il colore, perché delle trasparenze, sì, che ti fanno vedere oltre, quindi sì, è un lavoro molto poi diverso. Nel contesto, se uno va trovando il pelo nell'uovo lo trova, per carità, non è che però trovi su di me, ma lo trovi anche su grandi, no, ma non ci sono della pittura. No, ci può anche stare qualcosina che però nel contesto va bene, funziona assolutamente. La pittura informale ti permette appunto di passare sopra tante cose, insomma, anche da un punto di vista tecnico.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui da AM Studio, che è uno spazio veramente recettivo e propulsivo. Questa volta abbiamo Silvio Formichetti, che è un artista abruzzese, abita a Prato La Perigna. Io l'ho conosciuto moltissimi anni fa all'Expo Arte di Bari e ho scritto su di lui un pezzo, direi, d'impatto, che poi è stato utilizzato per vari cataloghi. Ora mi fa piacere vedere Silvio Formichetti qui a Napoli, in questo spazio che è uno spazio veramente di tono, di livello. Ovviamente ci troviamo davanti a una pittura nettamente informale. Lui si lancia per coprire la tela con tutti i suoi lieviti umorali. Ovviamente c'è una scelta ampia della gamma cromatica, e tra tagli, striature, impulsi vari, tocchi, lui riesce a elaborare una sua cifra pittorica, che chiaramente rimanda ai grandi, ad un afro, a un vedova. Ovviamente lui discende da questo canale, da questo codice importante. L'informale ha avuto negli anni 60 in Italia una sua epicità, e oggi come oggi Silvio Formichetti riesce a condurre su questo canale una ricerca attenta, ampia. Io direi che il suo respiro è un afflato dell'anima, e riesce a condurre e a portare a termine quadri di una certa importanza. Silvio Formichetti va per la grande e va per la maggiore oggi anche sul mercato dell'arte. Silvio Formichetti è un artista che si riconosce, nonostante, diciamo, i vari affratellamenti, le varie rispondenze, le varie angolature che vengono fuori, diciamo, da questo riverbero della pittura informale di tono, di livello, che lui ovviamente studia da tempo.